pomodoro datterino conservato in succo, spaghetti 100% grano italiano, olio extravergine d'oliva, basilico. Questi sono gli ingredienti per il nostro spaghetto al pomodoro. L'Italia è il paese al mondo con il più alto numero di prodotti agroalimentari di origine protetta. Ogni regione è ricca di eccellenze enogastronomiche e noi, seguendo il percorso del Giro d'Italia, andiamo a scoprirle insieme, ricetta dopo ricetta. Siamo arrivati alla tappa numero 10, partiamo da Pompei e finiamo a Cusano Mutri. Siamo nel napoletano, facciamo uno dei piatti più iconici, tradizionali, forse anche più buoni della nostra penisola, lo spaghetto al pomodoro. La semplicità in questa pasta regna sovrana, quindi buttiamo il nostro spaghetto e nei 12 minuti di cottura di questo spaghetto faremo il sugo. Partiamo col nostro sugo, quindi olio extravergine in padella e andiamo a versare questo prodotto fantastico che è un pomodoro datterino conservato in succo. Giù così e andiamo a scaldarlo leggermente schiacciando un pochino i nostri pomodorini. Nel frattempo aspettiamo che finisca la cottura della pasta. Aggiungiamo solamente un pizzico di sale. È finalmente tempo di scolare il nostro spaghetto, quindi ci mettiamo vicino il nostro pomodoro che ha cotto sufficientemente e iniziamo a scolare i nostri spaghetti al dente, rigorosamente, all'interno della nostra padella antiaderente. Ultimi 2 minuti a fuoco bello vivo e siamo pronti per impiattare, ci vuole veramente un attimo. Spegniamo il fuoco, un cucchiaio di olio extravergine a crudo e qualche foglia di basilico. A me non piace metterla in cottura, altrimenti rilascia quella parte leggermente amarognola. E via, una bella mescolata. E i colori e la cremosità del piatto parlano già da soli. Andiamo ad impiattare. Andiamo ad arrotolare bene. E giù il nostro spaghetto. Un bel mestolino con la nostra salsa. Filo d'olio extravergine a crudo ancora e qualche fogliolina di basilico in finitura per andare a dare la parte verde. Il nostro spaghetto al pomodoro è pronto, non ci resta che assaggiarlo e ci vediamo alla prossima tappa.